Amici di Caffè Bollente, buonasera e ben ritrovati. Ci eravamo presi una settimana di pausa la scorsa settimana per motivi di forza maggiore, perché non potevamo non trascurare la festività della Madonna del Conforto. Abbiamo dedicato proprio lo speciale che tutti avete visto e anche apprezzato da quello che ci risulta. Ora torniamo alle cose terrene, torniamo a parlare soprattutto in primo piano di politica, e questa sera ci sono due aspiranti sindaco di due centri importanti della provincia di Arezzo, più un presidente di un partito che se la sta giocando a 360 gradi. Subito vi vado a presentare Gianni Olivelli, presidente di Italia Viva. Poi abbiamo Nicola Carini, candidato sindaco per il comune di Cortona, è stato nominato da poco dall'Alleanza di Centrodestra, e infine Jacopo Franci, invece candidato per il centro-sinistra per il comune di Foiano. Il collegamento esterno di oggi è in una zona di Arezzo dove c'è un po' di fibrillazione. Andremo con le nostre telecamere in via Sicilia, dove c'è un comitato che si batte contro la costruzione di un'antenna telefonica che sta creando non pochi problemi e tante polemiche. Intanto iniziamo subito focalizzando l'attenzione con Nicola Chiarini, che è l'espressione del comune più grosso tra quelli dove si andrà a votare il 7 e l'8 giugno. A Cortona diciamo che è una repubblica a parte, diciamo un po', visto che la sua storia, la sua tradizione, e quindi è un comune che assume un rilievo politico strategico nello scacchiere politico provinciale. Intanto lei, Carini, è l'espressione di una clamorosa di un clamoroso trauma che ha visto per protagonista proprio l'intero centrodestra. Ecco, voi come vi relazionate con il vostro elettorato, considerando che di fatto avete bocciato il sindaco uscente? Abbiamo bocciato, noi abbiamo sicuramente fatto una scelta diversa, una scelta che però ha fatto sì che in questi 5 anni noi ci comportassimo sempre lealmente rispetto al sindaco. L'abbiamo criticato nelle sedi opportune dove lo dovevamo criticare, però poi, come dire, lo accompagneremo a fine legislatura perché avevamo firmato un patto con gli elettori, e dopodiché a fine legislatura le strade si divideranno perché abbiamo probabilmente delle opinioni diverse rispetto all'amministrazione. Ecco, lei è presidente del Consiglio Comunale a Cortona, però già in una intervista che ha rilasciato proprio anche alla nostra emittente, aveva fatto capire che sono imminenti le sue dimissioni. Ma sì, sto facendo gli ultimi passaggi per l'organizzazione del prossimo consiglio, proprio perché non voglio assolutamente minare quella che è l'attività amministrativa del comune. Dopodiché rassegnerò le dimissioni perché credo che entrando in campagna elettorale, anche per rispetto del ruolo del Presidente del Consiglio, che è un ruolo tecnico, è un ruolo terzo rispetto all'Assemblea, rispetto anche all'agone politico, credo che sia giusto, insomma, che io rassegni le dimissioni e, come dire, mi lanci nella campagna elettorale dove chiaramente dovremmo affrontare i vari temi, insomma. Senta, ma Olivelli gli ha detto se c'hanno un candidato anche loro per Cortona, che mi risulta che erano in fibrillazione anche loro. Puoi Noi, confermare? il comune, noi abbiamo fatto una scelta. A Cortona noi presenteremo una lista come Italia Viva, al di fuori dei vari raggruppamenti, sia di centro-sinistra che di centro-destra, al primo turno, che è un'indicazione anche nostra nazionale, sopra i 15.000 abitanti. Ci giocheremo con il nostro simbolo Il partito. candidato sindaco Il sarà candidato una donna? sindaco, ci sono due filosofie, due profili diversi. Un professionista, una donna, e quindi stiamo valutando gli ultimi passaggi anche per una composizione di lista più adeguata a quella che è il nostro obiettivo. Noi giochiamo molto sulla società civile, perché chiaramente essendo un piccolo partito, oggi come oggi, ma ci ha insegnato la vita, Meloni è una dimostrazione, in neanche 4 anni è passata da neanche il 4% al 30%, quindi è possibile tutto. E allora anche noi ci giochiamo le nostre carte per quello che possiamo giocare. Attento che lui è un ex tennista, come tale, insomma, la racchetta se la sa usare bene. Benissimo, anche io ho fatto da ragazzotto, ora sono un po' passati gli anni, sono un po' maturo, però sicuramente noi faremo la Mi sta nostra dando lista. notizia, Olivelli, non sapevo che lei avesse questa vocazione. Vicepresidente di scusa, vicecampione di doppio regionale Ah, di doppio però, di doppio, è era un'altra adatto a cosa. rete, io ero adatto a rete, non passava. Bene, allora c'è una piccola scheda relativa alle vicende politiche di Cortona. La rottura si consumò nel gennaio dello scorso anno, quando Fratelli d'Italia,
decise di astenersi sul bilancio, un atto politicamente di rilievo che apriva di fatto la crisi politica nel centro cortonese. I rapporti fra FDI e Meoni non sono stati mai idilliaci. Non è un caso che sulla questione intervenne anche in più occasioni il presidente provinciale del partito Lucacci, che bollò come divisivo il comportamento del sindaco. Ed è stato compreso il ruolo divisivo, l'effetto divisivo di Meoni quale personaggio politico non in grado né di aggregare né di saper fare squadra né tantomeno di saper governare in maniera, diciamo, condivisa e facendo partecipare tutti gli alleati a quello che è il governo della città di Cortona. La Lega fino all'ultimo ha cercato di mediare, poi quando anche il tavolo regionale ha dato l'ok al cambio che venne annunciato al diretto interessato a fine estate in un vertice svoltosi ad Arezzo, la situazione è andata via via deteriorandosi. Meoni farà la sua lista, il centrodestra un'altra con Carini candidato. Il primo turno verrà caratterizzato proprio da questo duello. Meoni non è certo un avversario facile, ma Carini conta di prendere almeno un voto in più del suo avversario. Intanto Nicola Carini ha annunciato le dimissioni da presidente del Consiglio Comunale, mentre l'assessore Storchi della Lega ha tolto il disturbo. Tutto si può dire, ma a Cortona gli spunti non mancano proprio. Insomma, è proprio così, a Cortona ci state dando un grande lavoro, ve lo dico, Carini, è proprio... Cortona è sempre stata, insomma, un punto di riferimento della Val d'Itria e non solo, quindi anche in questo caso non ci smentiamo. Senta, ma ecco, quando Lucacci dice che non è stato proprio una convivenza difficile, da dove sono nati i problemi? Ma i problemi sono nati praticamente dal primo giorno, diciamo così, perché la condivisione dell'attività amministrativa a Fratelli d'Italia è sempre stata estromessa rispetto alle decisioni della Giunta. Ovviamente noi non eravamo in Giunta e non lo eravamo anche per scelta, perché come ricordava poco fa Olivelli, noi eravamo al 4%, quindi esprimavamo solo un consigliere comunale, avevamo fatto un accordo sulla presidenza del Consiglio e l'accordo fu mantenuto. Però, come dire, eravamo un po' ai margini rispetto all'amministrazione. Poi siamo andati avanti, le cose sono migliorate per Fratelli d'Italia a livello nazionale, ma questo non ha implicato nulla di diverso rispetto all'amministrazione, perché non siamo né stati coinvolti, ma allo stesso tempo però siamo sempre Carini, stati... Però voglio essere molto esplicito, sì. Sicuramente da dopo le elezioni anche politiche, da quando il vostro riscontro elettorale è cambiato, si è modificata anche, diciamo, la linea del partito, non solo a Cortona ma a tutte le parti. Voi in pratica avete cercato da tutte le parti di far contare di più il vostro partito. Ma in realtà noi avevamo già avuto un incontro con Luciano a settembre, prima delle elezioni politiche, perché già comunque Fratelli d'Italia contava già 3 consiglieri comunali a Cortona, nel Consiglio. 2 trasferiti della Lega. 2 trasferiti della Lega, però insomma, come dire, i numeri erano cambiati, ma non è mai stato un problema, come qualcuno dice, di poltrone, perché noi avevamo chiesto, proprio in virtù del fatto che non eravamo considerati rispetto all'amministrazione, di entrare in giunta per, come dire, entrare operativamente in partita, prendersi delle responsabilità, difendere il sindaco, portare il nostro contributo. Questo non ci è stato mai permesso e questo è stato prima delle politiche che poi hanno sancito, come dire, il successo di Fratelli d'Italia a livello nazionale. Noi credevamo che, insomma, Fratelli d'Italia dovesse essere in giunta e non abbiamo mai chiesto poltrone in più rispetto a quelle che avevamo, ma avevamo messo a disposizione la mia carica di Presidente del Consiglio, che poteva tranquillamente essere coperta da qualcun altro, qualche interprete di altri partiti o della lista civica stessa, ma che permetteva a Fratelli d'Italia di entrare in partita e di incominciare a decidere quelle che erano le scelte dell'amministrazione, che fino ad allora non ci hanno visto. Questo voi l'avete considerato un ostracismo pregiudiziale? Ma guarda, all'inizio del mandato avevamo difficoltà anche a parlare con gli assessori, perché abbiamo fatto qualche serata nella nostra sede e avevamo difficoltà anche ad avere gli assessori, quindi credo che, insomma, l'ostracismo ci sia stato dall'inizio. Dopodiché, come dire, siamo andati avanti e lo abbiamo fatto con maturità e con responsabilità, perché poi la politica non si basa sulle chiacchiere, no? Ma sugli atti. In Consiglio Comunale, tolto, come ha ricordato lei, il bilancio del 2022, il previsionale
nazionale, noi abbiamo sempre votato tutto quello che c'era da votare, non abbiamo mai fatto mancare il numero legale in aula, neanche quando siamo diventati tre e quindi dirimenti anche per il numero legale, non abbiamo mai fatto accordi sotto banco con il PD. E ti assicuro che insomma no, la mozioncina piuttosto che qualche spinta arrivava, ma non l'abbiamo fatto proprio perché avevamo un mandato dagli elettori di far governare e far governare bene il centrodestra. Ecco, secondo lei però ora l'opinione pubblica orientata verso i vostri partiti, come potrà giudicare questa rottura che è pur sempre un evento traumatico? Perché è difficile spiegare, cioè, c'è un sindaco, espressione di una maggioranza voluta da voi, tra l'altro lei era stato, anche il suo nome era stato in bazzica anche 5 anni fa, lei fu protagonista di un passo indietro proprio per non creare un dualismo. È quello che diciamo anche oggi noi, perché se il bene comune è l'unità del centrodestra, io 5 anni fa, che come dire ero in bazzica come si diceva, giustamente feci una scelta, allora la Lega era con dei numeri importanti, decise di appoggiare convintamente Meoni e io per l'unità, per cercare di vincere e strappare Cortona al centro-sinistra, feci un passo indietro, cosa che non troverei come dire una cosa anormale che oggi Meoni lo faccia per l'unità del centrodestra, per non diventare il primo alleato del centro-sinistra di Vignini. Senta, tra poco finirà questo spazio, prima volevo fare una domanda relativa che mi ha colpito molto, la prima uscita che ha fatto Meoni alla sala civica di Camuscia, e ha avuto un buon riscontro da parte dei cittadini, o sicuramente erano tutti simpatizzanti della sua lista, quindi deduco che sarà una battaglia elettorale molto pesante, soprattutto che dovrà condurre lei, perché è un derby proprio, è un Inter Milan esteso nel comune di Cortona. Ma io Gigi non sono abituato in campagna elettorale a sottovalutare nessuno, parliamoci chiaro, però è anche vero che il centrodestra in questo momento gode di ottima salute, i partiti di centrodestra godono di un'ottima salute, abbiamo anche il traino delle europee che non è da sottovalutare, quindi credo che come dire come base di partenza proprio male non siamo. Poi Meoni non è da sottovalutare, ma sottolineo che il mio avversario non è Meoni ma è Vignini, che fa parte del centro-sinistra, che fa parte della parte di là. Però questa battaglia sarà più sulla seconda fase, penso, considerando la logica dei numeri. Ecco. Perché, scusa? Perché Cortona ha una storia molto particolare. Cortona ha una storia che l'altra volta Meoni al ballottaggio ha vinto perché qualcuno non ha votato Andrea Bernardini. E ci sono sempre le stesse persone che non hanno votato Andrea Bernardini. Per quale motivo dovrebbero votare Andrea Vignini oggi? La domanda è duplice, lei che è un giornalista e si occupa... Secondo me sì, sì, guarda, lo chiameremo... Comunque c'è un dato oggettivo. E poi c'è un dato importante. Il voto, l'espressione della coalizione di Vignini è la coalizione campo largo, sì, dai 5 Stelle, PD, Sinistra Italiana, escluso di Fondazione, penso sì, Potere al Popolo, una lista di disturbo, manca solo sì, l'Eminenti come a Monte sì, San Savino, ma similare... Sì. E quindi secondo me è molto da capire quello che succederà. Però c'è un dato oggettivo, perlomeno saranno stati anche dei competitor, però il maglione, come vediamo anche in quel servizio che spesso riproponiamo, era uguale, era un maglione d'ordinanza quello? No, rispetto a... No, ho visto sia lei che Meoni avevate lo stesso un pullover, era un pullover che veniva da Alleanza Nazionale. Ah, ecco, okay. Bene, noi ci fermiamo, restate con noi a tra poco. Seconda parte di Caffè Bollente, spostiamo la nostra attenzione dal comune, restiamo in Val di Chiana, però passiamo dalla parte opposta e ci spostiamo di 10 km poco più a Fogliano, dove il vice assume un ruolo primario, visto che Jacopo Franci, che è stato, noi l'abbiamo definito il frontman dell'amministrazione comunale in questi sì, ultimi 2 anni soprattutto, però adesso assumerà in proprio questa importante responsabilità. Diciamo che a Fogliano si vota con il maggioritario, come tale non ci sono queste problematiche legate a quello che può proporre un comune grande come Cortona. San Giovanni. Però, sì, gli 12 comuni sono insieme a San Giovanni.
però non c'è dubbio che perlomeno il maggioritario puro in questa maniera aiuta più a semplificare e a chiarire le cose, caro Jacopo. Sì, con un voto in più si vince. E quest'anno andremo alla conta dei voti, alla conta dei numeri, sarà sicuramente una bella battaglia politica. Tanto la sua competitor che avremo qui tra una settimana, so che lei ha un buonissimo rapporto. Sì, assolutamente, ma Fojano poi ci si conosce tutti e la politica è una parte, diciamo, della vita quotidiana, quindi c'è rispetto per i nostri competitor. Il centro motore è il carnevale, no? Sì, l'importante è questo. Domenica siamo proprio al rush finale. Al rush finale, è più difficile litigare per quello che per la politica, e questo è un bene, perché ovviamente c'è il rispetto da parte... Ovvio, c'è la squadra di calcio che non sta andando benissimo. Lì è un'altra problematica. Però noi siamo pronti con questo nuovo progetto, siamo scesi in campo, abbiamo tante idee, abbiamo una visione ben precisa di quello che vogliamo nei prossimi anni per Fojano. Nella mia figura è stata riconosciuta sia una parte di continuità, quindi una parte di competenza, perché comunque in questi anni abbiamo lavorato molto e Francesco ci ha dato, a noi, a tutti gli assessori, ha dato molto spazio che ci ha permesso poi di crescere anche a una nuova generazione come la nostra. E poi c'è però anche una parte di novità, perché comunque con una squadra nuova abbiamo sicuramente uno sguardo nuovo, un po' diverso verso le future sfide e anche le future problematiche del nostro paese. Allora, c'è una cosa che francamente però non mi è tornata e cerchiamo di spiegarla in questo servizio e lei ce la dovrà chiarire. Sì. Prego. Ci fosse pronto per il grande salto, lo si era capito da un bel pezzo, non è un caso che negli ultimi due anni sia stato proprio lui il frontman dell'amministrazione foglianese. Poi quando iniziarono a moltiplicarsi le voci per il terzo mandato, anche lo stesso sindaco uscente Francesco Sonnati non escluse di essere disponibile in caso di un assenso romano. Quando questo è arrivato, però, il centro-sinistra a Fojano aveva già deciso. Sarà Jacopo Franci che se la giocherà alle urne. Nel giorno della sua presentazione ha fatto più rumore però l'assenza del sindaco uscente. Da Fojano assicurano che non ci sono problemi. In ogni caso è mancata quella stretta di mano pubblica che avrebbe suggellato meglio il passaggio delle consegne in occasione proprio della presentazione di Franci alla Sala Gervasi. Allora, siamo troppo maliziosi, troppo cattivelli noi oppure no? Perché... No, questa cosa immagino che possa piacere a livello giornalistico. No, quello che è stato detto nel servizio, la stretta di mano con Francesco, io spero che avvenga il 9 di giugno, quando da sindaco a sindaco ci sia questo il passaggio vero di consegne, non da sindaco a candidato sindaco, sennò potrebbe sembrare anche molto presuntuosa come cosa. No, con Sonnati non ci sono davvero nessun tipo di problema, anche a livello personale. Ci vogliamo no? quotidianamente. Francesco in questa fase insomma ci ha chiesto di rimanere un pochino indietro per concentrarsi anche sulla parte amministrativa che va molto, molto avanti e dobbiamo ancora lavorare molto, quindi questa è la questione. Prima ancora che venisse fuori il terzo mandato, che poi ha un po' sconquassato la politica nazionale anche a Retina, noi avevamo già deciso, perché la mia candidatura è venuta fuori a fine dicembre, poco dopo Natale, mi sembra comunque prima dell'ultimo dell'anno, perché ci eravamo proprio tenuti, avevamo bisogno di un mese, 40 giorni, che è stato poi tutto gennaio, per fare tutta una serie di passaggi sia interni che fare il cronoprogramma, che poi con l'uscita che abbiamo fatto, anche molto fortunata, di due settimane fa a Fojano e la settimana dopo a Pozzo, ci permette da oggi fino a giugno di avere un cronoprogramma preciso da rispettare, con tante iniziative da fare. Ecco, tra l'altro sia Fojano che Cortona sono state protagoniste sul campo culturale di due mostre che hanno richiamato un grande pubblico nel corso del 2023, i Della Robbia a Fojano e i Signorelli a Cortona. Ecco, ma secondo voi è possibile creare una sinergia in questo territorio? Perché la critica, per esempio, che è stata mossa a Meoni e indirettamente a Cortona da sempre, è che di aver sempre fatto un po' per conto proprio, senza creare un rapporto con gli altri, quando poi, ecco, secondo me, per esempio, Fojano aveva un patrimonio
che non voglio dire che è stato scoperto tardi, perché l'aveva in eredità i Della Robbia, gli hanno lasciato un capitale straordinario, quindi sicuramente un biglietto da visita in più che potete dare al turista, a chi arriva dalle vostre parti. No, assolutamente, questa non è solo un auspicio, è un po' la base da dove partire, perché ormai lo sappiamo, con i turisti che vengono da tutto il mondo e per fortuna scelgono la Toscana e per fortuna scelgono la Val di Chiana, che poi il turista sia nel comune di Cortona, di Fogliano, di Lucignano, di Monte San Savino, neanche lo sanno di preciso dove sono, sanno che sono in Toscana. E le tante iniziative che abbiamo messo in campo come ambito turistico, ambito culturale, hanno funzionato, ma sicuramente ancora, per esempio, siamo indietro rispetto alla Val di Chiana Senese, dove hanno investito di più, dove hanno avuto forse una lungimiranza negli anni 80, negli anni 90 rispetto alla nostra, però sono convinto che questo deve essere, cioè è per sopravvivere, ecco, un ambito, non è che potrebbe essere una scelta, e sicuramente il comune di Cortona ha un ruolo importante in questo senso, soprattutto per quanto riguarda la parte culturale e turistica, e quindi io auspico che il prossimo sindaco di Cortona lavori, e lavori anche di più di quello di come è stato fatto oggi su questo, perché sicuramente ne abbiamo bisogno noi. Ecco, sicuramente Franci ti farà pervenire anche per altri motivi, considerando che è un suo dipendente, però condivido il ragionamento, perché l'ambito valdichiana è fondamentale, e credo che Cortona da sola è sicuramente è la città forse più importante, senza forse, della Val di Chiana, però se non facciamo squadra con tutta la Val di Chiana, ha fatto bene l'esempio Franci della Val di Chiana Senese, che rispetto a noi effettivamente è una marcia in più, sì. E noi dobbiamo necessariamente fare squadra, perché chiaramente il turista che viene in Val di Chiana sicuramente verrà a Cortona, quindi anche per Cortona è un vantaggio poter collaborare con gli altri comuni vicini, e non solo della Val di Chiana, ma penso anche ad Arezzo, per esempio, che nelle varie iniziative che fa il Comune di Arezzo, assolutamente sia i comuni più piccoli, la Val di Chiana che Cortona, possono comunque attingere, avere risorse e creare progetti insieme. Jacopo, lei che è un appassionato anche di economia, ha scritto un libro con la professione di Padoan, e quindi ormai ce la stringo, però come valuta il fatto che a Fogliano si sono registrati dei redditi medi pro capite più bassi rispetto ai centri medio-alti della provincia di Arezzo? Questo però è un dato storico, è comunque è un dato ovviamente da valutare, su cui vanno fatte ovviamente delle riflessioni, e anche il nostro programma sarà basato su questo. Fogliano mi sembra intorno a 17.900. Effetto TAB? Anche effetto TAB sicuramente. Dobbiamo considerare anche però che il dato secondo me è un altro, cioè che tutta la provincia d'Arezzo è intorno a 22, cioè massimo è 22.000, un comune del 22.400 comune di, sono a Castelfranco, Castelfranco più a Disco, quando la media regionale è comunque 23.000, quindi noi come, più che altro come provincia, dobbiamo fare un ragionamento su questo. Ovviamente su Fogliano c'è da fare un ragionamento importante su quanto riguarda le attività produttive, e lo stiamo facendo sia con gli imprenditori che con i commercianti, però il dato non è estremamente allarmante, perché ripeto, è un dato storico questo. Sicuramente c'è anche da lavorare su questo. Però un'integrazione te la faccio, è molto evidente. La maggior parte dei lavoratori sono sull'outlet. Quelli che lavorano all'outlet hanno dei tipi di contrattualistica, perché lavorano con determinati orari, che quindi abbassa, anche se il numero delle persone occupate è di più, abbassa evidentemente il reddito complessivo. Però c'è un dato oggettivo. No? Però se non ci fosse stato l'outlet, sarebbe stato ancora loro peggio. Sarebbero stati ancora peggio. Ma non solo per Fogliano. Cioè ti hai tirato tutta una situazione di ambito complessivo, economico, socio-economico, ha cambiato le sorti di quella realtà. Perché le persone che vengono all'outlet, è un po' la storia di Arezzo. Se ti avessi avuto l'outlet, al centro storico la gente ci andava, dovevi fare un tipo di commercio diverso. Certo, non il franchising del Marinoni, questo è il sistema. No, se tu devi vedere lo spettacolo di Arezzo, l'Ezza dell'Emole. Hai distrutto Arezzo con quella situazione, perché a quei tempi ancora il centrodestra non era maturo. E quindi Lucherini si è trovato in uno scontro molto difficile, dove si è diviso non solo i Lucherini, si sono divise le associazioni di categoria, si è divisa la politica, per una scelta che poi ha privilegiò una logica diversa, particolare. Diciamo. Ecco, come direbbe il primo piano, lo sai chi privilegiò? Il primo piano dell'outlet di Fogliano, 600 metri quadri, c'era un bellissimo bar, poi oggi è diventato consorzio agrario, ma in quella fase fu decisivo.
lasciamo perdere, la storia è storia. Poi un altro aspetto che forse magari non dico che vi penalizza, però voi avete un territorio troppo piccolo per certi aspetti, però dovete, è il vostro territorio, dovete farci conto. Non sì. avete grandi frazioni. No, il territorio è piccolo e la frazione è Pozzo, che è un paese nel io paese. Lo ammetto, io a Fogliano mi perdo. Sì, tutte le volte vado a Fogliano io sempre ho difficoltà. Ma poi quello perché vieni poco, perché prendersi a Fogliano, insomma, ci vuole troppe anche... Avete troppe piazze, tutte le volte. Sì, però avete un'eccellenza straordinaria, che è l'Istituto Marcelli. Assolutamente. Che sicuramente fate bene a investire lì, proprio perché può essere una spinta per tutta la zona. Assolutamente, guardavamo pochi giorni fa i dati con col dirigente scolastico, anche delle iscrizioni, perché siamo un po' tutta la vallata, tutta la provincia e tutta Italia ovviamente ha delle difficoltà per i pochi nati, no? Che ormai è un fenomeno ormai stabilizzato, che andrà soprattutto a inefficiare qualcosa nei prossimi anni. Però ecco, questo il nostro Istituto Marcelli è sicuramente un'eccellenza, abbiamo fatto tanti lavori e tanti progetti assieme. L'anno scorso, 2 anni fa, abbiamo salvato anche una scuola a Pozzo che era definitivamente chiusa e l'abbiamo statalizzata con una scuola dell'infanzia, e quindi i lavori sono stati fatti tanto. In più ora con questo finanziamento importante da 7 milioni di euro, uno dei più importanti della regione toscana, prossimamente insomma inizieranno lavori per il polo 06, che quello sarà davvero poi la rivoluzione scolastica per Fogliano e forse per la Val di Chiana. Senta Franci, il modello di Fogliano, se non mi comprensivo, è uno dei modelli che la regione in questo momento blocca perché non fa rifare, ma è uno dei modelli che ha dato successo, sì, perché i numeri, abbiamo difficoltà anche a Cortona con le superiori, certo. Penso al Capezzine piuttosto che il liceo e ragioneria, e una strada è quella, chiaro, ci vogliono dirigenti che ci credono. Mi sta come in questo caso della provincia, o no, in entrambi i casi, però ecco, è fondamentale che anche la regione dia la possibilità di poter ragionare in questo senso qui, perché come vediamo dà dei risultati. Senta Franci, ma quel teatro, che è un'altra chicca che è rimasta troppo sotto naftalina, quando sarà usufruibile? Stanno partendo i lavori, li abbiamo affidati, anche questo purtroppo è uno di quei progetti che io, soprattutto assessore alla cultura, mi sarebbe piaciuto entrarci a fare le tante iniziative che poi abbiamo fatto in altri posti. Col discorso Covid per 2 anni, 2 anni e mezzo si è tutto bloccato, e la regione a quei soldi che erano per il teatro aveva usufruiti, insomma, per il quanto riguarda la questione sanitaria e sociale. Quei soldi della regione sono tornati, per fortuna Gianni su questo ci ha dato una grande mano, 1,5 milioni di finanziamento più un cofinanziamento comunale, quindi il teatro nel 2025 sarà sicuramente riaperto. L'obiettivo è quello di aprirlo a febbraio 25, perché immagino che sai cosa c'è a febbraio. Certo, e immagino anche un'altra cosa, chi sarà anche chi taglierà il nastro, l'ho già detto prima, quindi è giusto anche di essere presente. Gianni sicuro, bisogna vedere chi ci sarà nel comune, ma Gianni sicuramente c'è. Noi ci fermiamo, restate con noi tra poco. Terza parte di Caffè Bollente, tra poco attiveremo il collegamento che vi ho annunciato all'inizio della trasmissione, perché la nostra Simona Santi Laurini oggi è qui ad Arezzo in via Sicilia, dove ci sono tante persone a ribadire il no ad un'antenna telefonica che per il momento ha visto la sospensione dei lavori, però il cantiere, diciamo, è sempre aperta. E allora, Simona, vediamo un po' se è pronto il collegamento, se può già entrare in azione. Simona, eccola qua. Assolutamente, noi siamo in via Sicilia, puoi vedere, caro Luigi, quante persone sono intervenute. Abbiamo con noi anche i rappresentanti del comitato che è nato per il parco di via Emilia e che è entrato in azione anche per la questione dell'antenna. Vedete il cantiere alle nostre spalle, il cantiere che è stoppato. Vedete quante persone sono intervenute oggi. Pensa, Luigi, che in pochissimo tempo i cittadini sono arrivati a raccogliere 1500 firme, e noi iniziamo subito a sentire il perché dei loro no, e partiamo con un volto che è noto a Teletruria, Sabrina Candi.
Allora, chiaramente non ci accontentiamo della semplice sospensione dei lavori che abbiamo ottenuto, diciamo così, per un vizio di forma, grazie anche all'interessamento dell'ingegnere Alessandro Fei, che ha avuto la prontezza di guardare subito tutte le carte. Noi nei prossimi giorni invieremo una lettera al sindaco dove chiederemo all'amministrazione di fare uno sforzo di buon governo e di dialogo con questi cittadini, perché la lettera che invieremo a Ghinelli avrà come corredo circa 2000 firme, che sono tutte le persone della zona che hanno firmato per chiedere la sospensione e il non posizionamento dell'antenna in questo luogo. Escono velocemente queste firme, nota di colore, ci sono anche due centenarie, Luigi, che hanno firmato. Quindi la cosa è molto sentita. Infatti chiediamo all'amministrazione che, nonostante dal punto di vista legislativo, diciamo così, prima facie possiamo dire che non c'è un obbligo secco di distanza dell'antenna dalle case, ed è su questo punto che l'azienda probabilmente forzerà e vorrà mandare avanti i lavori, noi chiediamo che l'amministrazione eserciti comunque il suo buon governo, faccia un ragionamento di ragionevolezza e di tutela degli interessi dei cittadini, perché l'esposizione comunque, la vicinanza al 5G non è una cosa che fa bene alla salute. Qui le prime case sono a una trentina di metri. Esatto, non fa bene alla salute e comunque porta per questi immobili a un grosso deprezzamento. Poi sarà l'ingegnere che anche dal punto di vista... Ecco, siamo con, anche con Alessandro Fei, che ci spiega anche quelli che sono stati finora i rapporti con l'amministrazione comunale. Noi appena abbiamo scoperto questo cantiere in essere ci siamo mossi tutti per vedere quantomeno la pratica come era stata impostata. Abbiamo trovato questo vulnus nella pratica autorizzativa che ha consentito per adesso di sospendere i lavori. Sospesi. Quando parla di vulnus? C'era un problema di posizionamento dell'antenna. Non tra nel punto esatto in cui avrebbe dovuto? C'è due pratiche che hanno una differenza di posizionamento della stessa. E quindi grazie a questa differenza, questo errore di posizionamento, siamo riusciti insieme all'amministrazione, che non poteva fare diversamente, comunque sia in maniera molto corretta, è intervenuta e ha sospeso i lavori. Sospesi perché immagino che l'impresa che intende realizzare questa antenna sia già intervenuta a correggere o a richiedere la correzione del parere nel posto corretto. Quindi avete la possibilità voi di avere di nuovo un dialogo con l'amministrazione comunale, perché se non sbaglio qui il 7 di febbraio c'è stata una nota ufficiale dell'amministrazione comunale con l'assessore Lucherini, che ha detto che ARPAT avrebbe dovuto fare ulteriori indagini. Certo. Voi avete fatto un'assemblea il giorno successivo? Abbiamo fatto un'assemblea il giorno successivo e abbiamo richiesto proprio un appuntamento all'assessore Lucherini, che dovrebbe svolgersi la settimana prossima. Assessore Lucherini perché l'assessore all'urbanistica. È vero che il tema dell'antenna è un tema che riguarda, se vogliamo, edilizia, produzione, salute, ma riguarda anche l'urbanistica, perché riguarda anche proprio lo sviluppo stesso della città. E noi siamo consapevoli, perché abbiamo ahimè imparato un qualcosa che nessuno di noi aveva interesse a conoscere, ovvero la legge nazionale che regolamenta l'installazione di queste nuove antenne. Tra l'altro qui c'è un piano di localizzazione che deve essere aggiornato ad Arezzo e andrebbe aggiornato ogni anno, mi corregga se sbaglio. Sì, è stato fatto nel 2017, mai aggiornato, perché andrebbe aggiornato ogni qualvolta in una determinata località viene installata una nuova antenna, quindi ogni nuova installazione è richiesto l'aggiornamento, perché deve essere come rilevato i vari punti. Cioè, quello che noi vogliamo evidenziare è che nessuno è contro tecnologia, nessuno è contro l'amministrazione. Tutti avete cellulari. Tutti abbiamo cellulari, tutti siamo per tecnologia, nessuno è, e questa non è una battaglia contro l'amministrazione, non è questo il punto. Il punto è che quando si amministra, una delle prime, forse la prima cosa che dovrebbe essere fatto è il buon senso e autorizzare la realizzazione di una struttura così impattante in tutti i termini a 20 metri dalle case, credo che sia perso il buon senso. Cioè, voi quindi dite, noi vogliamo che ci prendiate in considerazione anche se la normativa... Forse la stessa normativa non dà tanti... La normativa, applicandola in maniera molto stringente, forse
mette anche la pubblica amministrazione in difficoltà, però l'amministrazione amministra lei e non si fa amministrare da altri, quindi non è che se arriva qualcuno da fuori che vuole fare una determinata azione la fa perché in quel campo lì esiste libertà, perché la norma lo consente. L'amministrazione interviene dicendo: fermi, ho capito il tema, è un tema che forse è anche legittimo, perché ripeto, tutti abbiamo cellulare, tutti abbiamo tecnologia, però troviamo di concerto alla tua richiesta e alla nostra necessità di rispettare i cittadini in tutto le, in tutti gli aspetti, il modo come fare entrambe le cose. E voi cercate un compromesso, siete quasi 2000 appunto che cercate questo compromesso, e io vorrei anche, Luigi, se mi dai un secondo, vorrei anche andare da Rossella Peruzzi, che è un po' l'anima di questa raccolta firme. Non voglio nemmeno coprire questi cartelli. Qui abbiamo anche una delle signore che ha firmato. Rossella, è stato difficile raccogliere queste firme? No, per niente. Poi guarda, le signore dietro sono quelle che tutte le sere erano al parchino, c'è stata una marea di persone, più del CAS, per il problema del CAS. Vuol dire che è stata sentita molto di più, perché è una cosa, anche uno pensa alla salute, e siccome che il sindaco è la massima autorità sulla salute dei cittadini, mettere l'antenna 5G, che ancora non si sa cosa porta alle persone umane, ma se si va a leggere ISDE, quello che dice, insomma, è grave. Pertanto deve essere fermata questa collocazione. Luigi, io direi che le argomentazioni sono chiare. Se ci sono altre domande dallo studio, noi siamo qui pronti. No, ecco, l'ingegner Fei, che ha seguito con grande attenzione tutta la vicenda, è un caso molto simile a quello di Andiari. In quel caso però di fatto l'azienda si era permessa di agire bypassando tutto, proprio perché aveva la possibilità di poterlo fare. Non vorrei che anche ad Arezzo si fosse ripetuta la stessa scena. È un po' quello che ha già detto prima, infatti. È probabile che sia così, però ribadiamo che sta l'amministrazione, nei limiti delle sue possibilità, intervenire mettendo dei limiti a quello che la libera iniziativa consente. Direi che è tutto chiaro, però, Luigi, direi che la presenza delle persone, insomma, in questo collegamento è piuttosto esplicita e significativa. Ecco, insomma, quindi ci sono le persone che lavorano, che hanno preso un permesso per essere qui, e il nostro Chris le sta inquadrando, e tra l'altro non è più la giornata primaverile come nei giorni scorsi, quindi queste persone, come vedi, sono strette nei loro cappotti, proprio perché qui ci vogliono essere. Se non hai altre domande, ti restituiamo la linea. Intanto ringrazio loro che hanno accolto il nostro appello. È vero, ci stavo proprio pensando, perché ieri avevamo quasi 30 gradi, oggi invece abbiamo la giornata pre-invernale, e li ringrazio per aver accolto il nostro invito e per aver espresso questa posizione, che è una posizione molto netta e chiara. E mi auguro però che si possa arrivare ad un risultato ben definito. Può confermare l'ingegnere l'incontro con l'assessore programmato per la prossima settimana? Probabilmente sì, non è ufficiale. Devono avere la conferma. È solo ufficioso, ma probabilmente la settimana prossima dovrebbe esserci, mercoledì pomeriggio. Vorremmo essere presenti in tante all'incontro, perché come sono qui le persone ad ascoltare, io vorrei che analogamente quello che l'amministrazione dica lo dica sempre alle stesse 40, 50 o 100 persone, perché bisogna avere anche il coraggio delle proprie decisioni e di assumersi le proprie responsabilità. Quindi 40-50 persone, centenarie comprese, questo lo sottolineo ancora una volta. A te la linea, Luigi. Lo posso confermare, perché quando venne a fare uno dei primi servizi intorno a questa vicenda c'era proprio una signora di 100 anni che era pronta alla firma. Ai due candidati di sindaco dico proprio questo: dovete stare attenti su casi di questo tipo, che potrebbero arrivare da un momento all'altro situazioni che poi sono anche spiacevoli.
Sì, sono spiacevoli, sono difficili da gestire perché, come diceva l'ingegnere, come è capitato, se non direttamente, indirettamente, un po' a tutti, ci sono a volte dei progetti, delle situazioni che passano sopra il comune e quindi dopo prenderle in mano non è facile. Questa è una di quelle che può capitare a tutti. Ovviamente l'amministrazione d'Arezzo immagino che penserà a qualcosa da fare, però è una di quelle situazioni davvero, davvero complicate in cui dobbiamo dare delle risposte alla gente, ma a volte queste risposte non dipendono dal comune. Nicola? Sì, condivido questa linea. Aggiungo in più che qui secondo me un ruolo importante lo può giocare ARPAT, perché come dire, può dare un giudizio rispetto alla localizzazione dell'antenna, positivo o negativo a seconda di quelli che sono i rilievi che poi farà, insomma, quindi credo che anche l'ARPAT giocherà un ruolo molto importante nella vicenda. Olivelli? È ormai diventato il paese dei comitati e capisco il problema, ne sono consapevole, però ritengo che le parole che diceva l'ingegnere sono più che corrette. Ritengo anch'io che la partita la deve decidere chi fa il controllo della salute, perché il problema dell'ARPAT, quello che sarà lo studio, dimostrerà o meno se quelle situazioni possono pregiudicare la salute pubblica dei cittadini. Ricordiamo che l'ARPAT è un ente terzo, come tale è chiamato, c'è per appunto, questo. Appunto. Cioè se non ci sfida dell'ARPAT c'è un problema, allora è che tutti, ognuno chiaramente quando gli succede qualcosa, oggi in questa provincia ce ne sono più di uno di casi, no? Eh sì, è proprio basta così. Vedere le 78. Allora chiudiamo, però ecco l'ultima parola Simona, se i nostri ospiti hanno qualcosa da aggiungere, altrimenti possiamo anche chiudere il collegamento. Grazie. Sì, magari ecco, io vorrei permettermi di andare a salutare la signora e mi scuso signora se l'abbiamo fatta aspettare, l'abbiamo fatta stare qui al freddo e al gelo. Non è mai bello chiedere l'età ad una signora, però lei me lo concede, glielo posso chiedere. Facciamo un'eccezione. Cosa pubblica. Ma lei è la centenaria o è quella che arriva a 102? l'ultima parola. Ecco, timidamente ci conferma che la signora ha 102 anni, ecco, quindi io le faccio i miei complimenti. Io la ringrazio. E anche gli auguri. Grazie. E con un applauso noi ti restituiamo la linea, Luigi. Grazie, con questa bella sorpresa concludiamo anche questo spazio sì. Per l'ultima parte di Caffè Bolletta, tra poco. Ultima parte di Caffè Bollente. Allora Olivelli, come stanno andando le cose in questa campagna elettorale che ancora è in gestazione, però insomma, San Giovanni. Allora ti faccio un ragionamento molto semplice. Noi abbiamo la fortuna di aver fatto una scelta di campo politica. Noi siamo al centro e stando al centro noi ci prendiamo in funzione di quelle che sono le situazioni dei territori, quelle che sono persone e contenuti. Allora guarda, abbiamo una piccola scheda e ci sono dei quesiti che poniamo direttamente a Italia Viva, vediamo un po' la e noi ti rispondiamo. Parafrasando un'espressione calcistica, Italia Viva gioca a tutto campo la sua partita senza steccati ideologici, anzi in provincia a quanto pare ha fatto più accordi contro il PD che contro il centrodestra. Come dobbiamo considerare questa forza politica nata per volere di Matteo Renzi? Gianni Olivelli lo aveva anticipato nell'ultimo congresso provinciale. In Toscana Italia Viva è al governo della regione proprio con il Partito Democratico. A Firenze ha presentato un suo candidato. Ad Arezzo solo a Terranuova Bracciolini appoggia la corsa del candidato Sergio Chienni. Ma la domanda sorge spontanea per dirla alla Lubrano. Italia Viva fa ancora parte del centro-sinistra? E allora? No! Noi no. Siamo al centro e stiamo con quelli, prima di tutto quelli che ci considerano. Cioè io non posso andare col cappello in mano a parlare col PD. Se il PD di Cortona, il PD di Foiano, faccio un esempio, no? Cortona, come faccio a fare l'accordo con Vignini se fa la scelta di campo del campo largo, dai 5 Stelle a tutti quelli che voglio? Noi non ci si sta con i 5 Stelle, come a Cortona non stiamo con i partiti del centro-destra. È una scelta di campo, noi non saremo mai in queste tipi di posizioni in questa fase politica. Perché però avete appoggiato solo Chienni allora? No, non appoggiamo solo Chienni. Noi qua sicuramente appoggeremo in qualche altra parte le situazioni dove
il partito ci ha coinvolto. L'unico partito e l'unica parte, diciamo, di comune dove abbiamo avuto un rapporto positivo col PD è stata Civitella della Chiara, famosissima, che è sempre stata una roccaforte del PD. Loro 8 mesi prima che partisse l'elezione ci hanno chiamato, abbiamo impostato un percorso, credo che anche noi abbiamo contribuito a quello splendido successo del sindaco Andrea Tavernesi e quindi abbiamo partecipato. Io non ho conosciuto tante persone in questa provincia, rappresentanti del territorio che erano del PD e sono da 4 anni il coordinatore provinciale Italia Viva. Ho già fatto 7 elezioni amministrative, alcune purtroppo chiaramente ho dovuto farle anche controvoglia, perché Monte San Savino è un esempio tipico. Io ho portato avanti una lista di centro alternativa al centrodestra e alternativa al PD. Abbiamo perso con 42 voti perché una settimana prima delle elezioni c'è morto un candidato importante, che quindi la volta prima ha preso il doppio delle preferenze che abbiamo preso noi negli stessi seggi elettorali. Quindi la strategia nostra è: noi siamo al centro e individuiamo, rispetto alle persone che si candidano e rispetto ai contenuti, qual è il tipo di alleanza. A Cortona abbiamo fatto questo, a San Giovanni siamo in accordo con le liste civiche sangiovannesi, anche per un motivo molto semplice, ti dico. Io sono un convinto assertore, forse anche per la mia storia politica, che c'è bisogno di alternanza anche nelle comunità. Poi che questa alternanza sia positiva o negativa non lo so, le vicende di Cortona possono mostrare che era negativa, perché un sindaco del primo mandato non è stato rinnovato al secondo mandato e quindi ci sono delle problematiche. Però un partito come il nostro, che si basa su alcuni contenuti forti, che non è ideologico, ma che va a cercare evidentemente di portare avanti una sua proposta politica, sceglie persone e contenuti. Fogliano, visto che c'è Jacopo Franci che ci conosciamo a tempo, io appoggio indiscutibilmente la lista civica della Laura Paolini, la ritengo una persona giusta, ma reputo anche delle parole che ha detto Jacopo, la conosceva, e quindi una persona rispettabilissima. Ritengo in questi anni, oltretutto anche a Fogliano, io non ho visto nessuno, noi non è che avevamo una fila di iscritti, però fortunatamente Italia Viva è presente in 30 comuni di tutta questa provincia fra iscritti e simpatizzanti. Abbiamo appoggiato perché condividiamo quel tipo di proposta e perché ritengo anche che anche a Fogliano c'è bisogno di un'alternanza, perché dopo tanti anni si incrosta il sistema della pubblica amministrazione. Non succederà mai Lucignano, perché ormai non è un paese, è il Borgo Casini, non è evidentemente un paese, ma Fogliano no. Io ho visto ora la candidatura di Jacopo, ritengo che Jacopo, che ha fatto tutto un percorso politico, specialmente lui è stato uno dell'intelligenza renziana del primo periodo in cui Renzi e Arezzo prendiamo l'80% e in provincia anche, era uno dei, credo, dei 10 persone più rappresentative. Ritengo anche che la scelta del nome Scelgo Fogliano sia anche un riferimento a uno dei suoi capi storici, Marco Donati, quindi lo rispetto, ci mancherebbe altro. Lo conosco e lo ritengo una persona credibile. Però ritengo una cosa, mi sento di dirti, Jacopo, al di là, io non conosco le vicende personali dell'ex sindaco, no? Però la dimostrazione me l'ha data ieri sera la vicenda di Prato Vecchio. Hanno fatto una direzione comunale, mancava completamente il PD di Prato Vecchio. Candidato del PD di Prato Vecchio Stia, l'attuale sindaco di Stia. Devi sapere, caro Luigi Alberti, che a Prato Vecchio Stia da 10 anni c'è il duo, il famoso duo, Sussi e Birbissi, Santini e Caleri. Va bene? Che ogni volta si scambiano dei ruoli. Ora ci troviamo che il Caleri vuole essere riconfermato per il terzo mandato. E il Santini che si candida nel centrodestra, cosa che da qui alle elezioni voglio vedere, perché conoscendo i soggetti in campo tutto può succedere. Guarda che non sarà il solo candidato del centro-sinistra che passa nel centrodestra. Può darsi. Quella di De Ponte fa ridere. Sì. Se lo fa uno che ha votato con la Schlein al PD facendo portare i voti alla Schlein a Terranova per dimostrare che Terranova aveva cambiato linea, perché era uno dei comuni più bonacciani di tutta la provincia, alla fine voglio vedere come fanno a votare dall'altra parte, perché poi i voti non è facile spostarli, della gente con cui fino all'altro giorno e quelli che votano PD sono bravissime persone, ma sono gente che lo vivono quel voto, quindi non è facile trasportarlo da una parte all'altra.
Comunque torno e finisco, ho preso l'esempio di Prato Vecchio per porre un problema a Jacopo. È vero, Jacopo, che voi avete deciso il cambio del Sonnati a dicembre, ma tutta questa fretta che doveva avere? Il Sonnati è uno bene o male che è 20 anni che fa politica con voi. Te bene o male sei un quarantenne, mi sembra di ricordare. Qualcosa meno. Ancora meno. C'hai davanti una strada. Credo che la scelta di mettere Sonnati in questa condizione, al di là che ti dia una mano, che negli ultimi anni sei stato te il frontman del comune di Foiano, io non lo so, perché siccome poi i malesseri interiori si riversano anche in quelli esteriori, io credo che te avevi tutto il tempo per fare la tua partita, e voi se rimanevi compatti, perché Foiano è un paese da corazzata Potionkin, loro non entri a Foiano. Io per trovare un iscritto o due ci ho messo 4 anni. Perché? Perché la gente aveva paura a presentarsi, a dire che era di un'altra parrocchia. E ve lo dico con franchezza, perché io vi potrei fare nove comunioni, ma non diverte per non mettermi in difficoltà a nessuno. Però dico a Jacopo che ha fatto una scelta, secondo me, da ex renziano tuo, io da renziano attuale, che secondo me potevi anche avere un atteggiamento diverso. Perché? Quella partita lì, forzata in un paese, perché poteva benissimo attendere, sicuramente non so il grado di coinvolgimento che c'è stato all'interno del PD, ho fatto esempio di Prato Vecchio perché so com'è andata di sera e non c'era nessuno del PD di Prato Vecchio, non è mica facile rivincere. Vabbè, sentiamo Jacopo se deve... Sì, un po' di cose. Intanto ho capito che Italia Viva va con chi lo va a cercare. Quindi mi sembra di aver capito. Io vado questa, a trovare un progetto. No? Questa cosa qua. Noi non l'abbiamo cercata Italia Viva perché diciamo, noi abbiamo come sempre e anche questa volta cercato di organizzare la nostra lista internamente a Foiano, nel senso non con politici esterni di Cortona, di Arezzo, come è stato fatto dai nostri competitors, che non so quanto poi possa servire. Dall'altra parte, nella parte dove sta Olivelli, c'è tutto il centrodestra, c'è anche il Movimento 5 Stelle, quindi credo sia un po' un unicum in Italia. 5 Stelle col candidato Paolini? Sì, insieme anche a Italia Viva. Quindi un campo largo all'incontrato. È più, è più è di un campo. Civica pura. No, è una lista civica di centrodestra. Non ci sono con espressioni caratterizzanti le magliette. Però a parte questo, diciamo, quello che il progetto che hanno fatto, con tutto il rispetto, un insieme di partiti, il nostro dall'inizio vuole essere insomma un insieme di persone, non ci sono simboli, non ci sono ideologie se non valori o di esperienze che a noi ci contraddistinguono. Detto questo, la scelta ovviamente che ha fatto, che non è stata un'autocandidatura di Jacopo, ovviamente ci mancherebbe altro. Ma è il PD che la fa, io ho dato la mia disponibilità quando mi è stato chiesto, e è stata di tutta un'area che è sia di centro-sinistra ma anche un'area più vasta, quindi il percorso che abbiamo fatto non è che ce lo devono venire a dire da Arezzo come farlo. Quindi niente, questo è, non c'entra neanche niente il nome con altre liste civiche, quello ce ne siamo accorti dopo, invece, che era uguale a quella di Arezzo. Il problema delle liste a Cortona come lo risolverete? Noi come centrodestra abbiamo anche lì ottima salute nelle liste, perché la Lega, che è stata dipinta come spaccata, come dire in difficoltà, io ho un rapporto in questo momento giornaliero con il consigliere regionale Casucci. È vero che la Lega avrà un grosso nome? Sì, ora sarà la Lega che lo dirà, però insomma la Lega si sta organizzando molto bene, come lo stiamo facendo noi. Va da sé che noi in questo momento, essendo il primo partito d'Italia, non abbiamo difficoltà a fare le liste, a trovare le persone. Questo è... Quante liste l'appoggeranno? Ma io credo che almeno 3 liste ci saranno. Poi è da vedere un attimino il discorso della lista unica insieme magari a Forza Italia o meno, però quello lì lo stiamo valutando insieme in base anche a quello che vogliamo dalle liste, perché il tema è fare delle liste comunque di gente competitiva, di gente valida, di gente anche capace, poi di fare un ruolo in consiglio comunale che non sia solo quello di alzare la mano indipendentemente dai temi, ma anche di portare il proprio contributo. Bene, c'ho una domanda anche ora fra Jacopo, riferita... No, una precisazione su quello che hai detto Jacopo, solo per precisazione, perché giustamente lui non è che può conoscere la composizione della controparte o del suo avversario. La lista di Fiano è una lista prettamente di persone della società civile, non ci sono, poi che l'appoggi Italia Viva, che l'appoggi il centrodestra, questo è vero, ma tutto quello che vuoi, però sono persone senza, che hanno incarichi di partito, persone della società civile.
perché in quel territorio sarebbe stato facile andare alla berlina se te mettevi gente con la magliettina, come in qualche altro comune è successo o sta succedendo. Sono persone della società civile che hanno deciso di andare in lista e portare un contributo a quella comunità. Andrà bene, andrà male, non lo so. Mi sono permesso soltanto di fare quella precisazione rispetto a Sennati, perché sto vedendo che questo problema, dove c'è il terzo mandato, mi dicono c'è anche difficoltà in questo momento a Cavriglia, zona insomma dove il PD non dovrebbe avere grosse criticità, però forse le maggiori criticità sono a Piandisco Castelfranco. No, lì non c'è niente, lì è completamente una situazione in ebollizione, sembra di ritornare. Io ho vissuto l'esperienza alla Terina Pergine, cioè io non ho mai visto una cosa di quel genere, avevo 16 anni che ero nella DC e la situazione mi sono anche trovato se il caso nelle più riunioni. È più da studiare Subbiano. Certo, quello è un problema. Quello è un capitolo a parte, perché è un problema proprio di bande dei cittadini. Sono bande che si ritrovano e qui. Invece Castelfranco Prandiscò è uno scontro PD Castelfranco contro Faella contro Prandiscò. Ed è una situazione. Ma tutto nasce, come la Terina e Pergine, dall'Unione. Sì. Su quell'unione è nato tutti i casi. Questo, scusa, ma è un processo, questo è un processo sull'unione che poi ha prodotto questi risultati politici che sono devastanti. Certo. L'ultima domanda, poi chiudiamo. Quando venne eletto Letta da voi, disse che era il deputato del territorio. Quante volte c'è avuto Letta da voi? No, io penso di non averlo rivisto, ma come lui anche altri, sia di centrodestra, sia di centrosinistra. Avevamo il candidato 5 Stelle di Cortona, io ti giuro non so come si chiama, quindi Gagnardi, ha fatto anche due mandati. Mai vista. Rapporti... Cioè, questo però è un problema generale, centrodestra, centrosinistra, 5 Stelle, tutti. Non voglio smentire Jacopo, però noi abbiamo la nostra Simona Petrucci che ogni 15 giorni è di base ad Arezzo, ha preso ufficio ad Arezzo e la portiamo in giro con il nostro segretario comunale Palazzini Francesco, che è anche capogruppo in consiglio comunale, e andiamo a visitare aziende, territorio, comunque cittadini. Sarà importante, ecco, della vecchia politica, i deputati di collegio sono importanti. Ma visto la vicenda che hai ricordato di Letta, se non ci fosse stato quel 7% nella provincia di Siena che ha portato Italia Viva, Arezzo no, lo dico subito, perché io ai miei non ho fatto votare Letta, ho detto andate al mare. Questo lo dico anche in televisione, perché secondo me Letta è la rovina istituzionale del PD, quindi non ci sono problemi. Ha voluto perdere, la Meloni l'ha ringraziato, ha creato le condizioni perfette. Lì l'abbiamo dato i voti, neanche 5 mesi dopo, neanche ha sostenuto un'operazione di accordo per Siena. Cioè a Siena hanno preferito perdere che fare l'accordo con noi, allora, che avevamo l'8%. E allora, con questa affermazione drastica di Gianni Olivelli, si conclude la nostra puntata di questa sera. Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito, ringrazio Simona Santi Leurini e Daniele Ciolini per il collegamento da Via Sicilia, ringrazio Gianni Olivelli, presidente provinciale di Italia Viva, Nicola Carini, candidato nel centrodestra per il comune di Cortona, e Jacopo Franci, candidato del centrosinistra per il comune di Foiano. Naturalmente in bocca al lupo. La prossima settimana ci sarà la competitor di Jacopo e poi ci saranno, forse spero, anche Mauro Di Ponte, che ci dovrà svelare tutto quello che sta accadendo a Terra Nuova Bracciolì, che è sicuramente un altro laboratorio politico di grande interesse. E con Caffè Bollente ci vediamo tra 7 giorni. Grazie anche a te.